Non sedeva più in consiglio dal 2018, ma era come se fosse ancora in carica. 78 anni, Angela Fusco Perrella nella massima assise molisana ne aveva passati 24. È scomparsa all'improvviso nonostante qualche problema di salute l'affliggesse da un po' di tempo, tanto che l'annuncio del presidente Salvatore Micone durante i lavori lascia l'aula sgomenta. L'ex governatore Michele Iorio rinuncia a continuare il suo intervento, visibilmente provato dalla notizia. Il suo impegno per i più deboli, ricorda più tardi Iorio, e per le persone meno fortunate era riconosciuto da ogni parte politica. Se ne va un'amica e con lei va via una preziosa fonte di insegnamento per una politica da svolgere con dedizione, passione e onestà. Eletta per la Democrazia Cristiana in Consiglio regionale per la prima volta nel 1994, quando nel 2001 vinse il centrodestra di Iorio, Angela Fusco divenne presidente di Palazzo Daimmo e lo rimase per tutta la legislatura. Lo stesso Iorio, confermato presidente nel 2006, la volle assessore al lavoro. Nata a Riccia nel 1942, si era sposata a Boiano ma viveva da anni a Campobasso. Dal matrimonio con Domenico Perrella sono nati Carlo, che ha ereditato da lei la passione per la politica, e Nicoletta, che da tempo vive in Irlanda. Ferma nel carattere, femminile nello stile, di Angela Fusco Perrella resterà il tratto di naturale eleganza che la distingueva. Donna in politica quando le quote rosa non esistevano, ha saputo conquistare ruoli di vertice con il merito e il consenso. Trasferiti dallo Stato. Dal Ministero della Famiglia. Che come procediamo? Intanto abbiamo avviato e concluso la fase di concertazione con le associazioni che rappresentano